corsa senza biglietto. Perché ora farò una cosa ancora più importante, perché oltre a Sammy Varin c'è anche Samuele Sammy Varin, certo, che è quella che mi bloccano da un mese, ah, ecco, perché vanno a beccare robe scritte 5-6 anni fa e me le segnalano. Io non pensavo che Facebook si ricordasse anche di queste cose. Ai tempi io scrivevo, che ne so, chissà se quest'oggi i Negretti arriveranno oppure no col barcone. Ai tempi tu potevi... Chi è che rompe le balle? Aspetta che... No, scusate, sei pronto? Allora, ascoltiamoci la telefonata in diretta di Varin, ragazzi. Sì, beh, devi citofonare, perché il cancello se è chiuso, ecco, si citofoni Radio Padania ed entri. Poi... Io sono in trasmissione, ma non c'è problema, sono qua. Non posso uscire purtroppo perché sono qua davanti al microfono, capito? Dopo ci vediamo più tardi, alle 15 tu devi entrare, alle 15, ok?
Ok, ciao ciao. Oh, grande! Chi è? Chi è che ti ha chiamato, Sammy? Lo vogliamo sapere. Io sono come dal dottore, è presente? Quando vai dal dottore della mutua, no? Per cui intanto che ti sta visitando, gli sono questa volevo una ricetta e purtroppo adesso non gliela potevo dare, però viene poi a prendersela. Allora, sapete che faccio? Abbasso la suoneria, così non ci rompono più le balle. Dicevo... dottore, che sei. Devo anche, scusate, devo condividere questo sul Facebook bloccato perché scrivo Negretti ogni tanto. Allora, Samuele. Allora, mentre il carissimo Sammy Varini è impegnato, sì, lasciatemi oggi va lavorare, così, per favore, lasciamolo lavorare. Noi vi ricordiamo che potete chiamare in diretta allo 0266203529. Ma perché mai dovrebbero farlo? Allora, dovrebbero farlo perché oggi abbiamo un gruppo che la dice lunga. Un gruppo fantastico, io ho avuto occasione di ascoltarli prima, sono veramente bravi e hanno veramente creato e autoprodotto un CD molto molto bello che adesso vi faccio vedere. Eccolo qua. Lui è Alex Scott, ragazzi, famogli l'applauso, Sammy. Alex Scott, signori! Fatelo voi l'applauso. Alex, posso fare una precisazione? Sono certo. Mi ammazzano. Sì, sì. In realtà non è autoprodotto, o meglio, la produzione artistica è stata curata interamente da noi, con le nostre forze, quindi il nostro studio e quant'altro. La produzione esecutiva è stata curata da Sue Music, che è una importante casa discografica certo. della musica da ballo, e da Cristian Malera, che è appunto il vostro impresario, l'editore. Sì, sì, sì. Mi sono messo io con ma sono Cristian, poi mi picchia, è il problema. finalmente ora posso soprassedere, no, a questa trasmissione. No, capite un attimo la situazione anche psicologica, quando uno torna dalle vacanze di Pasqua, durate tantissimo, durante le quali, signori, ne abbiamo fatte di tutti i colori, abbiamo mangiate, ma abbiamo anche portato i bambini a Volandia, li abbiamo portati al parco della Magana che c'è a Cassano Magnago, poi il giorno dopo al parco di Monza, e non avevamo proprio un'idea originale, perché la stessa idea l'hanno avuta in altre 100.000 persone, ma va bene, abbiamo scarpinato chilometri e chilometri, quando mio figlio Elia mi ha chiesto: papà, perché non noleggiamo una bicicletta? La fila era di circa 3 chilometri. Mamma mia. Urlanti, tutti volevano la bici a noleggio, e allora ho detto: senti, lasciamo stare, veniamo domenica prossima che sicuramente non ci sarà nessuno. Ma abbiamo scarpinato, cercavamo il trenino, ma perché cazzo non c'è il trenino a lunedì di Pasquetta? Il trenino che ti fa fare il giro nel parco di Monza non c'è ancora? C'è. Io andavo per un ragazzino, sono ancora le macchinine, quelle cose no. Adesso ci sono l'idrovolante, esatto. Ma quale macchinine? Però il trenino simpatico che porta i bambini a fare il giro, c'è di ancora. Solito c'è. Ieri si vede che aveva la cagrella al guidatore e il trenino è sparito. Abbiamo girato Villa Mirabello, abbiamo dato migliaia di pezzettini d'erba ai cavalli, che gli è venuta una panza più grossa della mia, ma il trenino non c'era. E questo per dire Mamma mia. No, le vacanze di Pasqua vanno abolite. Il lunedì di Pasquetta bisogna lavorare diretta e senza filtro. Buon pomeriggio da Sammy Varin. Come state? Va malissimo, direi. Va male. Io mi affido al chitarrista. No, dai, mi presenti il tuo chitarrista? Marco Tovaliere, la chitarra. Marco! Quello nuovo! Non è vero, in realtà lui c'è dall'inizio, c'è sempre stato, perché c'è stato un inizio e un'avventura che si è basata su che cosa? Perché ci si incontra per suonare in modo particolare, cercando un cocktail che faccia contenti tutti quanti. Lì c'è anche una signorina che non so se avete presentato. C'è una signorina che si chiama Valentina Bonacci. Valentina! Con una voce interessantissima che potete ascoltare soltanto se trovate questo CD. È già il CD di Alex Scott, Ora o Mai Più, che ha unito varie situazioni musicali creando un cocktail che, come lo potresti chiamare il tuo cocktail? Di cosa sa questo CD? Cioè, io se questo CD me lo metto in bocca, sì? Di cosa, quale sapore musicale mi resta? Proviamo, io ne ho mangiati tanti di CD, ok? Pianta un mosso. Ah, perché? Perché così poi senti cosa sa c'è. Ah, perché sa di te! No. Sa di sì, Alex in realtà, Scott! No, allora, questo... pariamo chiaro, non intendo dire che è una cosa unica sola, intendo dire che secondo me la musica va intesa in questo modo. Ognuno di noi
cerca attraverso le parole che utilizza, attraverso le note che utilizza, tra le note sono espressioni di un pensiero, tanto quanto le parole, cerca di portare qualcosa di sé in quello che fa. Questo è ciò che io credo. E questo è quello che ho cercato di fare e che abbiamo cercato di fare, perché questo CD è frutto della cooperazione di più persone. Quindi tu hai ascoltato anche gli altri. Non hai fatto il leader dicendo che no. Okay, però faccio il cacchio che voglio io. No, ho detto faccio il cacchio che voglio io e faccio un disco. Dopodiché credo di avere l'umiltà necessaria per non pensare di fare tutte le cose alla veneziana, ecco. Faso tutto a me. Tanto è vero che poi ascolteremo anche Valentina, giusto? Esatto. Interessante, signori. La lanciamo allora canzone di Alex Scott, signori. La lanciamo nell'etere, ma anche nella realtà virtuale, che è ormai imperversa, perché chiunque può ascoltare Radio Padania sul sito radiopadania.org, sulla Radio DAB, sul canale 740 della televisione, via satellite, sulla app scaricata dal cellulare, ma anche al citofono. Se venite qui in via Bellerio 41 a Milano, citofonate Radio Padania, ci sentite anche da lì e risparmiate i gigabyte. Alex Scott! Chissà se sai che rimango lì a guardarti con il viso innamorato. Parli tanto ed io respiro. Sai che sono io.
Questa è la musica indipendente di RPL su Radio Padania. Gira la musica che non c'è, quella che non esiste su Radio Dimensione Suono o su RTL. Già, chissà come mai. Magari su Radio Z un tempo, ma adesso Radio Z è divenuta come Radio Italia, solo musica italiana. Ti mangiano lentamente. Già, sono le potenze musicali, quelle che hanno i soldi, quelle che hanno comprato anche i ripetitori FM di Radio Padania, certo. La differenza è che noi resistiamo alla grande, ribattendo sul canale 740 della televisione in tutta Italia la musica sempre quella che non c'è sulle altre emittenti. Avete sentito che voce? Alex Scott è, bravo Alex, è la sbriglio qua di fianco commentava dicendo cavolo, però ma quando suonate cosa vi chiedono di fare, Erika? Tu chiedi maliziosa, perché lei giustamente dice chissà, ma va, non gliene frega niente del vostro CD alla gente. Invece Alex Scott cosa ha risposto? È vero, succede una cosa piuttosto strana, ma che naturalmente ci fa onore. Certo. Il nostro repertorio naturalmente comprende quelli che sono i classici della musica da ballo, della musica di intrattenimento in generale, ivi compresa la musica popolare, il pop, ok? Quindi da Ramazzotti, Vasco. Sempre badando molto bene al ritmo, perché comunque non ci dobbiamo dimenticare che noi siamo dove siamo perché dobbiamo far ballare le persone, ok? Certo. Questo è anche il leitmotiv del disco, cioè ci sono tutte sonorità e ritmi che richiamano questo. Devo dire che siamo piuttosto fortunati, perché nelle date che abbiamo fatto finora non sono state tantissime, ma naturalmente questo per noi è il primo anno, per cui siete appena partiti. Esatto, quindi. Siamo partiti ad ottobre, quindi per noi è un anno di semina. Devo dire che ci sono tantissime persone che chiedono i nostri brani, e il questo che ci è fa molto un importante. Grande piacere, perché vuol dire che siamo riusciti in qualche modo a dire qualche cosa in cui la gente riesce a rimedesimarsi. E questo è fondamentale, assolutamente. Sì. Meno male. Ci sta ed è importante, soprattutto per chi deve creare qualche cosa e vuole lasciare un ricordo nella gente che ti ascolta, che ti deve apprezzare anche perché sei in qualche modo originale. Ma quanto è facile essere originali oggigiorno. È molto difficile. Io me ne sono accorto sentendo il tuo CD, proprio perché la qualità musicale è assolutamente presente, e poi la tua voce è a sorpresa, cioè uno non se l'aspetta che esca fuori una potenza vocale del genere. Rock, se posso permettermi, che a me piace tantissimo. Non lo so, allora sai che noi programmatori musicali che facciamo radio da tanti anni abbiamo sempre in mente di assoggettare la persona. Questo mi ricorda un po', e a me è venuto in mente Adriano Pappalardo con lasciami gridare, e non lo so, lasciami stare. No, io ho pensato invece, a me lui ricorda un ragazzo che canta molto bene, Che ha una cover band, non sto qua a fare il nome, che è molto molto bravo, a me ricorda lui, vabbè. E fa hard rock questo tizio. Ma voi non fate hard rock? Dopo ne parliamo, perché magari lo conosco. No, io facevo sicuramente lo conosci, cioè tu hai questo passato, sì, questo passato, sì. che secondo me quotidianamente, che non è un passato, allora facevi rock dentro di te. Sì, io nasco, ti faccio tre nomi che sono Bryan Adams, Rod Stewart e vabbè, forse questo è poco noto di più, ma Graham Bonnet, insomma, vabbè, diciamo David Coverdale, dai, quindi parliamo di Ryan Adams, Rod Stewart e il cantante dei Whitesnake, dei Deep Purple. Io vengo da lì come formazione da teenager, no? Quindi sai, io c'è da dire che sono sempre stato un chitarrista, ma è un cantante. Ho iniziato a cantare da 10 anni perché avevo proprio la necessità di dire qualche cosa e di dirlo io. E quindi ho detto, ma canto, quindi non me l'ha insegnato nessuno, è quello che c'è, quello che proprio esce così. In realtà è piaciuto qualcuno, è bene, sono contento così. In realtà però sì, insomma col rock c'è, arrivo da lì, col rock e col blues. Certo, certo. Valentina Bonaccio! Valentina. Cosa ci dici, Valentina? Cosa si prova? Quali emozioni trasmetti?
cantando in questo CD, ma anche sul palco durante le serate che fate, anzi se poi c'è qualcosa in programma snocciolate, certo, le date, o comunque ci darete anche il sito e i vari Facebook. Certo. Cosa ti sei imposta di trasmettere alla gente, o al contrario cosa non ti imponi di trasmettere alla gente, ma cerchi in qualche modo di essere te stessa e di andare a empatia verso chi in quel momento ti sta guardando sotto il palco? Sì, allora per me la musica è stata proprio una passione fin da bambina, quindi poter avere questa opportunità comunque di cantare per le persone su un palco per me è appunto un'occasione per trasmettere una parte di me, della mia passione verso comunque la musica, e anche comunque sapere che comunque queste persone che ti vengono a sentire si divertono. In questo disco, nella canzone numero 7, appunto, Quelli come noi, diciamo che parliamo al pubblico, quindi la dedichiamo totalmente a loro. Poi nel secondo disco, diciamo, abbiamo avuto modo di scrivere delle canzoni, io e Ale, appunto, dei duetti, e lì diciamo che parliamo anche d'amore, ecco. Bello. D'amore, Sammy. No, non bisogna mai dimenticarlo, e soprattutto il bello della musica indipendente è che poi voi ascoltatori la fate anche vostra e diventa un qualcosa di patrimonio comune. Tu canti un pezzo e poi quel pezzo viene interpretato nei modi e nelle situazioni più strane ed estreme. Anche una responsabilità da parte di voi artisti, perché è una canzone che nasce in un certo modo, poi si trasforma e diventa anche un altro pezzo. È la mia grande soddisfazione, il mio grande cruccio. È vero. E se vuoi ti spiego perché. Ora te lo spiego. Allora, quando qualcuno scrive qualcosa, io non ho la capacità di inventare niente, cioè non ho la capacità di far finta che ciò che scrivo sia qualcosa che non mi riguarda. Quindi in qualche modo è vero, sì, tu ascolti 12 pezzi, ascolti 30, 50, 60 pezzi nella carriera di un artista, e quasi mai si riesce a parlare sempre di se stessi, ok? Quindi, però parte sempre da qualcosa che ti riguarda, ok? Cioè c'è sempre quel piccolo stimolo che diventa il titolo di una canzone, e il titolo ti porta a scrivere tutto il testo. A me succede così. E perché dico che è il mio cruccio? Perché in qualche modo sveli, cioè in qualche modo parli di te stesso, sì. Cioè ti esponi, no? E dall'altra parte è la fortuna, perché in realtà quando nessuno di noi è unico. Quindi le esperienze che noi viviamo sono anche le esperienze di tutti quanti. E dunque è bello perché tutti ci si rivedono e ognuno le dà però una sua interpretazione. Secondo me è importante essere espliciti al punto giusto, ma lasciare sempre quello spazio all'interno di una canzone perché ci sia l'interpretazione personale di chi l'ascolta. Questo è il mio punto di vista. Detto questo, non mi sono mai messo a tavolino a dire adesso scrivo una canzone così perché forse mi fa comodo scriverla così. E signori, se siete curiosi di ascoltare un altro pezzo di Alex Scott, sì, dai. Già potete fare un giro su Facebook cercando Alex Scott. Anche su YouTube, così, c'è il nostro canale. Sì. E qua iniziate già a sbirciare, ma sì, vi chiedo poi di aspettare ancora qualche minuto, perché ci fermiamo per la pubblicità, ma ritorniamo proprio con la traccia numero 7, la 7 che mandiamo, sì, esatto, Quelli come noi. Che cantano in duetto, tra l'altro. Sì. Tutta da ascoltare, a tra poco. Yeah. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Anna, Mondoflex. Questo mese alla Mondoflex festeggiamo tutti i papà sull'acquisto di un materasso, in omaggio un attrezzo per tenervi in forma. Vi aspetto a Treviolo e a Melzo a sabato, anche con orario continuato. Mondoflex, riti e materassi. Mondoflex conviene sempre a Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@
radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Qua non va bene. No, un nostro albergo non ha wifi. Noi andare fuori a cercare wifi, 2-3 km a cercare wifi. Non un buono cibo. Noi mangiare non buono. La nostra colazione, pranzo, cena non buono. Noi stiamo a sacrificare, tanto sacrificio. 70-80 anni fa, in casi 100, in altri 50, questi eravamo noi, erano i nostri nonni che andavano in Belgio nelle miniere o che cercavano la fortuna in America. Italia, mafia, carabinieri, mafia, polizia, mafia, tutti mafia. Italia, razzista, mafia. Carabinieri, prima razzista, prima mafia del mondo. Presidente, gli italiani spesso facevano lavori pesanti, come nei campi di canna da zucchero. Si impiegavano gli italiani nelle industrie pesanti e nella costruzione di grattacieli. Lavoravano in gallerie, ferrovie, miniere, con una paga da fame e condizioni di vita pessime. Polizia Italia, carabinieri Italia bastardi, sono buttani. Polizia Italia bastardi. 70-80 anni fa, in casi 100, in altri 50, questi eravamo noi, erano i nostri nonni che andavano in Belgio nelle miniere o che cercavano la fortuna in America. Noi mangiare non buono, la nostra colazione, pranzo, cena non buono. Noi stiamo a sacrificare, tanto sacrificio. Ci hanno detto è la vita e si vive.
Insomma, ragazzi, ma bravi, brava la Valentina, che dire, grazie, bravissima, grazie. Bravissima. Allora, Alex. Valentina Bonaccio era la voce femminile, la voce maschile, quella di Alex Scott, ma ricordiamo anche alle chitarre c'è Marco Tovaglieri. Questo lo seguo allora, il pesello. Guarda che il Marco si è lamentato perché vuol parlare. Certo. Oh, assolutamente. Assolutamente sì. Ha detto, non mi avete dato qualcosa, neanche un briciolo di spazio. No, anche perché... Alex, devi ringraziare Marco se in questo momento sei qua, perché comunque nel bene o nel male si è sparsa la voce che Radio Padania fa una trasmissione di musica indipendente, lo viene a sapere uno, passa la parola e adesso lo sanno in tanti, tantissimi. Tu pensa che io ogni pomeriggio alle 14.30 faccio un'intervista con un artista indipendente, roba da 10 minuti, un quarto d'ora. Sono pieno quasi fino a giugno, per cui da tutta Italia arrivano qui. La trasmissione del martedì che mi giostro io e Francesco Caprini di Rock Targato Italia è piena pure quella fino a giugno. È un buon segno da un punto di vista, dall'altra cattivo, nel senso che vuol dire che sulle altre radio lo spazio per la musica indipendente, per gli artisti che non sono nei primi 10 posti della super classifica, è inesistente praticamente, cioè non vi passano sulle altre radio. Marco, come minimo anche tu, un tuo parere, una tua emozione, suonare nella band con Alex Scott, Michael Jackson, perché è un onore unico, perché cosa si prova, no, anche perché avete gran sentito dolore fisico, amici, no? Amici, non sono canzoncine trallallero trallallà, sono pezzi tosti, ma anche di grande coesione emotiva, a mio parere, per cui essere sul palco con una chitarra in mano in quel momento, secondo me, gasa ed emoziona, sì, parecchio. L'emozione che si prova è fortissima e vedere soprattutto la gente che balla quando si fanno certi pezzi è tutta una soddisfazione maggiore, perché alla fine vivo di quello, ma penso anche loro, nel senso, sì, quando hai una risposta dalla gente che è lì sotto che ti dice bravo, è una soddisfazione. Oggigiorno, lo sapete meglio di me, cari ascoltatori, è molto raro che qualcuno ti dica bravo, per cui diventano soddisfazioni vitali. Mi han detto bravo ed è un qualcosa che poi ti tieni dentro per sempre, capisci? È un mondo così. È un mondo così. È un mondo così e bisogna accontentarsi. Ricordiamo che possono anche parlare in diretta telefonica con i ragazzi, quindi certo, se volete chiamare da casa chiamate lo 0266203529. Oppure se volete farci un SMS o un WhatsApp 346 642 7756, come ha scritto Fabio di Crema: grande Alex, continua così, sei bravissimo, vedi, anche lui dice sei bravo, sono soddisfazioni assolutamente. Grazie. Senti, ci spariamo un altro pezzo, non prima di aver dato i collegamenti. Siamo nel 2018, ormai l'artista si trova facilmente su internet, su Facebook, su YouTube. Come restare in contatto con il gruppo di Alex Scott? Beh, c'è una pagina che è facilissima da individuare, che è Alex Scott Band su Facebook, quindi lì trovate tutte le news circa le nostre serate, circa, mettiamo anche dei video durante la composizione dei brani mentre siamo in studio. Insomma, sono carine, sono momenti di vita che viviamo e che ci piace condividere con chi ci segue. Su YouTube, sempre cercando Alex Scott Band, mm-hmm, potete vedere alcuni dei video caserecci che abbiamo fatto in attesa del video del singolo, che sarà La chimica del bacio, e che uscirà, penso, fra qualche mese. Potete anche vedere dei video delle nostre serate, okay, su YouTube. Allora, dove possono venire a ballare, insomma, quelli che ci stanno ascoltando? Un po' dappertutto, due date vicine, 14 aprile, Dancing l'Eclisse di Calusco Dadda. Calusco Dadda, esatto. Allora, segnatevelo, chi sta ascoltando? Aprile, Dancing Calusco Dadda, dove siete? Non mancate. No. 5 maggio, discoteca Flash Dance di Sirmione. Oh. E poi una serie di altre che pubblicheremo prestissimo. Lago di Garda, che meraviglia, è un ragazzi, posto splendido. Ve lo consiglio a Sirmione. Allora, non è... non ve lo consiglio solo per venire a vedere da noi, cioè potete anche venire, evitare di venirci a vedere, però andate al lago, che è una bella tornata, insomma.
Si ascolta un po' di buona musica, quella cantata con il cuore, non solo per il portafoglio, quella che non si trova facilmente in vendita nei negozi. E ricordiamolo, non è facile distribuire il famoso CD, costa moltissimo e poi ti continuano a dire i produttori, ma tanto il CD non tira più, non lo compra più nessuno. Non è proprio così, anche perché molti artisti nelle serate sopravvivono proprio grazie anche alla vendita del CD, e chi ha più di 40 anni il CD lo vuole perché gli piace avere in mano qualche cosa, un ricordo dell'artista con il quale ha ballato per un'intera nottata, ed è quasi un trofeo di guerra tornare a casa con il CD, guardarsi la copertina, le fotografie dentro, vero. Leggere i nomi. Come si fa ad avere un CD di Alex Scott, oltre chiaramente che partecipando alle vostre serate, immagino che li distribuiate certo, anche certo. Lì? Beh, ci sono due modi, oltre a questo. Uno è scrivere direttamente a noi, quindi direttamente sulla nostra pagina, farci un messaggio, darci il vostro indirizzo, vi diamo le credenziali per effettuare il pagamento e lo mandiamo semplicemente per posta, generalmente in un giorno, massimo tre, potete riceverlo. Oppure potete chiederlo direttamente a tunemusic.it, che è la nostra casa discografica, la quale naturalmente vi manderà il CD a casa, bello impacchettato. Ed è una soddisfazione fare un regalo originale. E noi ce l'abbiamo, ragazzi. E anche altre copie, così vi mando, ve lo lascio tutto. Grazie. Allora, il bello di quando si fa un regalo, si avvicina la festa della mamma, gnignero, il bello di quando si fa un regalo è che non bisogna spendere un fracco di soldi, nello stesso tempo deve essere un pensierino originale. Allora, regalando l'ultimo CD di Vasco Rossi o di Jovanotti, siete originali? No. Non lo so, chiedetevelo se siete originali. Bravissimi, chiaramente, hanno insegnato a tanta gente la musica, l'amore per la musica, vuoi mettere Vasco Rossi, eccetera. Ma quello non ha certamente bisogno che voi li compriate il CD, signori. Questi invece sono artisti che sopravvivono proprio grazie al fatto che qualcuno gli compra il CD. Decidete voi un attimo quale regalo fare al vostro lui, alla vostra lei, al vostro papà o semplicemente alla persona che vi sta a cuore in questo momento e ascoltando la musica di Alex Scott pensate che possa essere un regalo intelligente. Un saluto a voi all'orchestra Alex Scott Band. Oh, chi è? Che non si firma ma ci spedisce un WhatsApp. Vediamo il muso. 346-642-7756, questo è il numero riservato. Dov'è che devo andare per vedere qua? Altro no? Al blocco? Ah, ecco. Vediamo chi è, perché magari giustamente lo conosce. Chi è? Non si sa. 346-642-7756 per i WhatsApp o gli SMS, oppure per la diretta 0266-203529. Cosa ci sentiamo adesso? La prima, la traccia numero uno. Ah, quella per questo cui è il noto singolo. Si sta facendo anche il video. Sono curioso. Ci puoi già dire qualche cosa? Cosa in mente di fare in questo video della chimica del bacio? No. Non insisto. No, perché non lo so. Nel senso che abbiamo veramente in concordato con il nostro editore, stiamo pensando uno script che il regista sta pensando di applicare, però io non ne voglio sapere niente fin quando non c'è la prima bozza, dopodiché lo vedrò e parleremo, ancora non lo sappiamo. Signori, da ascoltare la chimica del bacio, Alex Scott! Ah.
Alex Scott, la chimica del bacio. Bravo. Cosa stavi dicendo, Alex? Dicendo una cosa molto molto bella, importante anche per gli artisti che hai di fianco. Dicevo, parafrasavo quello che tu stavi dicendo, no, di Marco, sentendola solo, tu dicevi, però è potente anche questa chitarra, no? Cioè, e dico che se c'è una cosa che mi attribuisco come caporchestra, come se vuoi leader di questa combricola di pazzi, è quella di aver cercato dei pazzi che in qualche modo altalenassero e stessero alla pari di quello che faccio vocalmente, cioè nel senso che so di avere questa voce un po' tutta così, e quindi se avessi trovato da una parte una cantante con una voce sottile o da una parte un chitarrista jazz, capirci? Certo. Te li mangiavi. No, non è questione di mangiarseli o di prevaricazione. Non c'entrava nulla, è questione di ambiente, cioè deve essere tutto coordinato. Io faccio il produttore, cioè produco anche altri artisti in studio, no? E quello che è sempre difficile fare è cercare di far coesistere, scegliere i musicisti giusti per ogni progetto, e ho cercato di fare la stessa cosa nel mio disco, ho cercato di applicare quello che è il mio lavoro, cioè lavoro, no, non lo faccio produttore di lavoro, ma cercare di portare quella che è la mia esperienza musicale come produttore anche nel mio disco, cioè trattandomi come un cliente. E insomma, e per io me credo che sia riuscito molto bene, buono, perché il disco è veramente molto bello. Lo dirà solo il tempo, speriamo, sono contento che vi piace. Assolutamente siamo sì. Contenti. Che... Saluti ad Andrea Montanaro. Grande Andrea. Andrea Montanaro è il nostro fan, uno dei suoi più grandi sostenitori. Bello, bello, perché poi... Io voglio mandare un bacio in diretta ad Ermanno Brambilla, grazie caro. Mua. Un saluto a Sammy e alla bellissima signora bionda. Ecco, signora potevamo evitarlo, però ci sta lo stesso. C'era dai. Ivan Graziani, signora bionda dei ciliegi. È molto molto poetico. Ermanno Brambilla, Vincenzo Corino, Ayman, ma ci sono tantissimi che stanno seguendo la nostra diretta Facebook sulla pagina di Radio Padania Libera e di Samuele Sammy Varin. C'è Luciano, c'è Mariet, Alessandro, ciao. Giusi, Giampiero, Rodolfo, Giuseppe, Matteo Martinelli, la Paola, c'è Valeria Grossi, Ivana Boselli, Dino Colognesi, Ugo Fonda, Marinaccio, Marinacci, Milano, Gaetano, Virginia. Oh ragazzi, Nicolò, mamma siete mia, in ragazzi. Metà di mille, ma il Sammy Varin dice... Mi raccomando, condividete queste dirette Facebook. E io voglio ricordare che il Sammy Varin, quell'arruffo popolo di Sammy Varin, sì, ha preso il premio come miglior artista, ragazzi. Grazie, 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 grazie. Non ho pagato, applauso. Soprattutto, signori, mi applaudo, grazie. Mi applaudo miglior perché non ho pagato. Ragazzi. Le pezze al culo rimangono e quando qualcuno ci vuole premiare ci fa piacere. La Erika Sbriglio non ha ricevuto ancora nessun premio, ma lo riceverà in futuro, wow. Perché si parla di questa possibile trasmissione al femminile. Oh, che meraviglia! Ma se ne parla soltanto. Se ne parla soltanto ne per parla. Ora. Una trasmissione al femminile, Erika Sbriglio è la nostra modella curvi. La Lidia Laudale, che salutiamo perché secondo me ci sta ascoltando, che la Lidia. Palle, ascolta. Ciao Lidia! La trasmissione. Non me la tolgo più dalle scatole. Ragazzi, la Lidia è una grande. E come al solito, è la storia del dito. Alle donne gli dai un dito e poi adesso ci impossesseremo delle trasmissioni del Varin. No, assolutamente. Allora no. Già mi bloccano su Facebook, su YouTube, da tutte le parti, perché sono la ruffa popolo e dico delle cose un po' scomode. Ve le dirò tra poco, signori, dopo le 15. Cacciamo i nostri ospiti musicali perché non vogliamo assoggettarli a ciò che andrà in onda. Dopo le 15 c'è la ruffa popolo in versione vera e propria. Inizieremo a parlarvi della Via Crucis con le coperte termiche. Sei andato alla Via Crucis? Certo, Sammy? Mi hanno dato una coperta termica. Fantastico. Quella che diamo ai clandestini quando sbarcano. Mi hanno detto, Sammy Varin, devi fare la Via Crucis con sulla coperta termica. Fantastico. Ho detto, perché devo fare la Via Crucis con le coperte termiche? E me ne sono andato. C'è qualcosa che non funziona, ma ve ne parlo tra poco, signori, tranquilli. Il tempo di farmi bloccare nuovamente la diretta Facebook. Un'altra canzone, già... di musica indipendente, la traccia numero 3. Che cosa e si racconta in questo pezzo? Parla di amore. Amami ancora, amami ancora. Amami ancora. Quanto è importante essere innamorati per uno che fa musica. Pim, pim.
tantissimo. Ci ha messo un po' a rispondere, quindi c'è qualcosa che tantissimo. Abbiamo sfiorato forse un tasto particolare. Attenzione, l'artista, quando ci mette un secondo tasto in più, molto importante. Vedi. C'è amore, la parola amore poi tra l'altro è anche molto generica. Perché ti sei messa gli occhiali a gender? Quando sento parlare di amore mi viene da mettermi gli occhiali. Di protezione proprio. È un po' come se mi nascondessi dietro un muro, diciamo così. Mettiamo tutti gli occhiali avuti. Gender, non so. Sarà così. Dici, no, gli occhiali, le cuffie al posto. L'amore ci vuole. Vabbè, ma l'amore, ragazzi, cioè, parliamoci chiaro. Nelle canzoni di tutta la discografia mondiale, secolare, plurisecolare, di che cosa si è sempre parlato? Di amore. Ok, perché? O quando ti metti insieme o quando ti lasci, insomma. Perché sono le due cose che ti restano nella vita più forti. Due sono le cose che spaventano di più le persone e che per assurdo le fuggiamo di più, sono l'amore e la morte, secondo me. Canzoni alla morte un po' meno, forse. No, beh, certo, non parlo dal punto di vista statistico, però dico che sono emozioni talmente forti, queste, che in realtà o le rifugi o le abbracci e ne fai una ragione di vita. Penso che sia così. Sta prendendo appunti Erika Sveglio. Stavo per fare un cuoricino, ragazzi. Si parla di amore, mi viene da segnare il cuoricino. Oh, che pazienza. Cosa devo fare? Andiamo con la canzone, signori. La musica indipendente da cercare sugli store digitali. Si può scaricare legalmente la tua musica, Ale Scott? Certo, su Spotify, su iTunes, ovunque. Importante, signori, perché? Perché spendete un euro ancora meno e non fate neanche ricco Alex Scott, ma è un gigantesco mi piace per lui che fa musica. Arricchisce, cioè, il cuore. Fate capire che avete reso positiva quella mezz'ora, quell'ora che avete trascorso ascoltando Radio Padania. Avete capito che Alex Scott ci sa fare, che canta davvero bene, che merita che voi abbiate scaricato questo pezzo, magari proprio questa qua, che si intitola, come si intitola? Amami ancora. Vai.
Questa è la musica cantata con il cuore, la musica che emoziona, la musica che crea un'atmosfera molto meglio della vecchia etichetta nera. La musica indipendente di Radio Padania è quella che state sentendo, Alex Scott, ora o mai più, sentito da questo CD, un'aria molto sofferente, è un artista consumato che canta con sforzo davanti al microfono, ma soprattutto bello, signori, se fossi bello come Alex Scott, diventerei come minimo vice segretario federale o addirittura soffierei il posto a Matteo Salvini. E invece vuol dire che devo buttarmi in politica, no? Ma tu ma sei nella bello, vita non si sa mai. No. Sei bello. No, la Erika Sbriglio è la persona più gentile che abbia mai avuto, soprattutto perché mi chiede di fare una trasmissione, quindi adesso tra poco mi chiederà ancora di più. Altro che bello, tu sai che sì. Io ti ho sempre detto che sei bello, ma anche io ho sempre detto ora, che sei bella pure tu. E finisce e la trasmissione. Sei molto bello. Ma perché? Ce ne vuole una magrissima, te l'ho detto. Insistiamo con la Elena Orlandi, perché loro sono appena un po' curvi, ma proprio poco, no? La Elena Orlandi, all'incontrario, bisogna dargli da mangiare, perché è magra. Fare dai, il triangolo, Elenina, sarebbe perfetto. Gli diamo in mano una trasmissione e l'ospite fisso è il dottor Lemme, per cui saremo a posto. No, il dottor Lemme sarebbe ospite fisicamente la prima puntata, dopodiché ci sarebbe durante la puntata un contatto, di collegamento con lui, certo, nel quale lui poi darà le sue pillolone. Chiaramente, diciamo così, ogni pillola sono €500 che lui, ecco, deve dare a Radio Padania come contributo volontario. Alex Scott, un gigantesco grazie per grazie le emozioni che ci hai fatto provare, perché veramente sono cose molto forti che all'interno della musica italiana non si trovano così facilmente. Valentina Bonaccio di fianco, pure lei. È complice di queste emozioni ed è bellissimo avere una complice femminile. Tra l'altro anche molto brava. E beh, come, diciamolo, e come. Grazie. E poi le chitarre, certamente. Le chitarre. Maestro Tovaglieri. Marco Tovaglieri. Trova gli applausi solo per lui. Basta. Cercate Alex Scott su Facebook, su YouTube, scaricate illegalmente la musica indipendente e regalatela al vostro lui o alla vostra lei. Solo così e si potranno salvare le vere emozioni. Ciao ragazzi, alla prossima! Ciao. Grazie, ciao a tutti! Avete ascoltato Musica Indipendente.